Parole capaci di colpire nel segno, di toccare chi è più vicino e a cui vorrebbero indirizzarsi. Conoscevano il valore delle parole, che erano i loro strumenti consolidati di lavoro, eppure sono rimaste prive di appoggi in momenti determinanti delle loro vite e proprio per la mancanza di parole adeguate non hanno potuto evitare atti violenti. La difficoltà a dire questa sì è enigmatica, come lo è anche il rifiuto di aprirsi agli altri. Le donne sono un enigma non solo per gli uomini, ma anche per se stessi. Perciò nella storia delle nostre donne appaiono spesso le parole assenza e mancanza. Come leggere questi buchi, questi vuoti lasciati dalle significazioni di parole non dette? A maggior ragione saranno importanti le soluzioni che seppero trovare a ciò che premeva loro dolorosamente. Quando trovate, divennero soluzioni anche per le loro vite. Anzi, ciascuna delle donne qui riunite, per quanto così diverse l'una dall'altra, aggiunge un pezzo significativo al mosaico donna, proprio grazie alle soluzioni inventate per risolvere un problema, a volte vissuto con sofferenza, altre volte scansato o rimosso, ma in ogni caso sempre legato a una difficoltà a dire. Sulla scia delle scoperte di Freud e di Lacan, proveremo a interrogare le storie di diversi personaggi femminili, cercando di afferrare perché le donne sono sempre così sfuggenti, difficili da comandare o irregimentare. Che cos'è una donna? Stasera alla Biblioteca Comunale di Alghero presentiamo appunto un libro, il libro di Muriel Drasien, Per donna sola, e Gli enigmi del femminile, che appunto narra sulla solitudine delle donne e attraverso diversi ritratti femminili appunto che vanno da Anna Freud a Rina Fort a Edda Ciano e questi ritratti, l'autrice ovviamente in questi ritratti tende a sottolineare come la solitudine delle donne si possa manifestare in diversi aspetti, anche quelli criminali, anche quelli mistici e anche quelli malinconici e anche quelli dell'inferno in terra come per la Shoah. Un libro quindi molto importante da leggere per tutte le donne che vogliono capire anche qualcosa di più di loro stesse. Muriel Drasien è stata la prima lacaniana d'Italia e questo suo libro, Per donna sola, racconta la difficoltà che hanno le donne a esprimere i loro problemi. Però riesce, raccontando e ritrovando alcune donne, da Marilyn Monroe a Jeanne Guyon, che era una mistica, alla Ciano, donne veramente molto diverse e particolarissime, riesce a ritrovare dei momenti in cui si sfogano, in cui riescono a parlare del loro problema, e questo rende assolutamente attraente questo suo libro, che è contemporaneamente tecnico e però anche molto narrativo.